buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Vi porto anche il saluto, ci tengo a farlo perché è uno di quelli che si prestano sempre in maniera laboriosa per tutto il gruppo, di Michele Fiscarelli, che non può essere qui con noi stamattina per impegni lavorativi. Naturalmente anche la sede che abbiamo scelto e la metodologia di conferenza stampa, diciamo più come chiacchierata davanti ad un caffè, non solo rispecchia la nostra natura innovatrice, ma vi posso anticipare che non ci saranno notizie bomba in questa conferenza stampa, ma ci sembrava doveroso effettuare un piccolissimo chiarimento su quello che è successo in queste ultime 24 ore, visto che poi anche i giornalisti hanno giustamente dato comunicazione all'opinione pubblica di quello che è avvenuto, però è giusto fare un chiarimento definitivo sulla questione, così anche tutti gli amici che ci hanno chiesto e che ci hanno scritto tramite Facebook messaggi in posta privata per chiederci informazioni possono essere informati in una maniera chiara e definitiva. Allora, partiamo dalla storia, diciamo, di questo gruppo all'interno del nuovo centrodestra, parliamo del nostro progetto all'interno del nuovo centrodestra. Come sapete, tutti siamo stati, come gruppo degli innovatori, il primo gruppo creato nella città di Foggia per quanto riguarda il nuovo centrodestra. Abbiamo sposato il progetto del nuovo centrodestra con il chiaro intento di portare quelli che sono i nostri valori e quelle che sono le nostre idee, cioè innovatrici, all'interno della politica cittadina e all'interno del nostro partito. La nostra proposta è sempre stata quindi quella di rinnovare quello che è il sistema politico foggiano, e lo abbiamo fatto con tutte le azioni che hanno preceduto la campagna elettorale, che sono continuate in campagna elettorale e anche in questo preciso momento. Siamo stati come gruppo innovatori, non so se vi ricorderete, i fautori di una giornata, di un gazebo che ha raccolto le opinioni della gente e che ha visto scrivere le priorità del programma della coalizione di centrodestra e quindi del sindaco Franco Landella. Siamo stati come gruppo degli innovatori coloro che hanno organizzato le manifestazioni di presentazione non solo del nostro circolo ma anche del partito e della lista dei nostri candidati. Siamo stati quelli che hanno proposto all'interno del partito la prima degli eletti, ovvero Ilaria Mari, nonché qualche altro amico a noi vicino all'interno della lista. Perché faccio tutto questo preambolo? Per dire che qui è seduto il nuovo centrodestra cittadino di Foggia. Non ci servono atti che legittimino questa nostra dichiarazione, sono i fatti che parlano da soli. Quindi praticamente nessuno può mettere in dubbio la nostra appartenenza a questo partito e il nostro essere fondamentali all'interno di questo nuovo movimento politico. Detto ciò, andiamo a spiegare cosa è successo in queste ultime ore. Tutti saprete della questione della composizione della giunta e quindi della scelta degli assessori da mandare in giunta da parte del nuovo centrodestra. Innanzitutto il metodo che è stato scelto dal nostro partito. Come ben sapete, alcuni di voi hanno fatto anche circolare il mio nome su alcuni giornali, visto il mio impegno ormai decennale in politica e il mio essere, diciamo, rappresentante di questo gruppo. Questo lo dico, faccio questo piccolissimo passaggio, perché all'interno del nostro partito è stato dettato un metodo che prevedeva solamente l'impegno in giunta da parte di coloro che si erano candidati. Ciò significa che praticamente erano esclusi tutti coloro che si erano impegnati all'interno del partito per la campagna elettorale non solo di un candidato ma di tutti i candidati della lista, secondo un concetto che noi non condividiamo come gruppo, ma che, essendo stato il concetto, il metodo scelto dal nostro partito, lo abbiamo comunque accettato. Perché non lo condividiamo, e lo abbiamo anche detto nelle sedi opportune, perché il metodo dello scorrimento della lista e quindi della scelta degli assessori solamente fra i candidati è un metodo, a mio modesto parere, da lista civica, non da partito. Cioè un movimento non strutturato, con una segreteria, con una dirigenza e quindi con una chiara visione di quello che un partito deve rappresentare in una giunta, in un consiglio, in una città, può applicare il metodo dello scorrimento. Vediamo il caso di Destinazione Comune, che ha mandato in giunta il primo degli eletti, il capogruppo il secondo degli eletti, il vice capogruppo il terzo degli eletti. Un partito invece però dovrebbe seguire logiche completamente diverse. Faccio una piccolissima metafora. Ho pensato in questi giorni, per esempio, a una di quelle vecchie barche a remi, se non sbaglio le galene, dove praticamente tutti... confesso diciamo la mia ignoranza sul punto. Comunque una di quelle vecchie barche a remi, comunque
dove praticamente i marinai sono il motore propulsivo di questa barca. Tutti i marinai sono fondamentali, importantissimi. Anche l'ultimo candidato, che ha preso 50 voti, 30 voti, ha contribuito a far sì che l'ultimo degli eletti divenisse tale. Ciò detto, però, ogni barca ha bisogno di un capitano che deve dare la direzione alla barca stessa. Se il capitano non si esprime e lascia ai marinai la possibilità di continuare a remare, la barca va nella direzione in cui dicono i marinai e non il capitano. Quindi, se noi immaginiamo la barca come un partito, è fondamentale che il partito dia l'indicazione di chi sono le figure più rappresentative e più spendibili anche per l'ingresso in giunta. Ma poniamo il caso che il metodo scelto dal nostro partito sia il metodo giusto. Voglio credere per un secondo che siano gli eletti gli uomini migliori, seppur, ripeto, secondo me per l'ingresso in Consiglio Comunale l'unico metodo possibile è quello democratico, per l'ingresso in giunta invece dovrebbero esserci altri ragionamenti da effettuare. Ma facciamo conto che solo gli eletti siano, diciamo, quelli dignitosi da prospettare per il governo cittadino. A questo punto però che cosa significa impedire al primo degli eletti di poter legittimamente dirsi gratificato dall'offerta di un sindaco che gli propone la vice sindacatura? Come mai si sceglie quindi il primo dei non eletti per ricoprire quel ruolo? Questa è la domanda che io pongo a me stesso, al partito e all'opinione pubblica. Solo questa è la domanda che io posso porre e naturalmente questa è una domanda che merita una risposta. Allora questo cosa significa? Che noi siamo il nuovo centrodestra, parlo naturalmente in maniera da rappresentante politico di un gruppo, poi naturalmente Ilaria da eletta dirà anche la sua, naturalmente in maniera politica mi sento di dire che io sono il nuovo centrodestra, che io rappresento una fetta importante del nuovo centrodestra, che provengo da una storia diversa rispetto a tanti altri amici che sono nel nuovo centrodestra, ma che con loro voglio comunque costruire un percorso comune ed unitario nel rispetto, e questo tengo a sottolinearlo, nel rispetto reciproco delle intelligenze. Nessuno può considerarsi padrone di qualcun altro. Bisogna rispettare reciprocamente le proprie intelligenze. E penso che sia importantissimo coinvolgere in qualsiasi tipo di scelta e di decisione i propri eletti, perché se secondo me sono importanti gli ultimi dei votati, figuriamoci quanto lo sono i primi dei votati. Allora il fatto di non coinvolgere in una scelta, non dico il primo degli eletti che ha posto un problema politico e non gestionale, questo lo teniamo a precisarlo, perché la questione che si è sviluppata nelle ultime ore sulla situazione della vice sindacatura non è un problema gestionale, è un problema prettamente politico. Perché quando si parlava dell'assessorato da assegnare a Ilaria Mari, si parlava della delega alle politiche giovanili, e lo sapete meglio di me voi amici della stampa, le politiche giovanili non gestiscono granché. Era quindi una questione politica legata ad un risultato elettorale ed una rappresentanza generazionale che noi abbiamo offerto al partito, perché sia con il lavoro svolto dagli innovatori, sia con la figura di Ilaria Mari, noi abbiamo fatto una proposta di rinnovamento. E in quel solco di rinnovamento in cui la giunta Landella si è sviluppata, noi dovevamo esserci con la più ampia rappresentanza politica possibile. Questo ci è stato impedito, lo abbiamo appreso anche con una serenità, anche perché io sono convinto che Ilaria in Consiglio Comunale possa esprimersi politicamente anche molto meglio rispetto a un ruolo di giunta. Lo abbiamo fatto con serenità, con la pace nel cuore, non abbiamo, diciamo, contrasti con nessuno. Spero che questo nostro atteggiamento non abbia infastidito nessuno. Siamo molto contenti, questo lo dico io personalmente perché la conosco, della scelta di Carla Calabrese, oltre che degli amici Ciccio. Non è in lista, quindi è saltato anche il metodo. E non era neanche una marinaia. Era una marinaia. E questo lo sa lei. Non era nella lista. Quindi era una marinaia. Il metodo è saltato completamente. Sicuramente non era in lista, questo diciamo lo dicono i fatti. È una persona che noi conosciamo e che personalmente stimiamo come, insomma, come imprenditrice, come donna.
non abbiamo veramente nulla da dire sulla figura di Carla, nonché sulla figura né di Ciccio D'Emilio né di Erminia Roberto, che riteniamo comunque ottimi elementi per il partito da mandare in giunta. Erminia Roberto è la professoressa, Ciccio D'Emilio un uomo di esperienza, quindi non è personale la questione, questo teniamo a precisarlo sempre di più, perché non c'è nulla di personale in tutto questo, è solamente una presa di posizione politica, anche magari di principio politico, ma è un atto, secondo me, che noi dovevamo fare, e spiegarlo oggi in questa conferenza stampa ci sembrava la cosa più giusta da fare. Vi siete dati un perché di questa scelta del partito? Un perché? Secondo te quale può essere il perché? Non lo so, la risposta che vi siete dati voi quale può essere? Il problema è che non è stato neanche discusso, cioè noi siamo arrivati praticamente con una proposta fatta dal sindaco Landella, che secondo me era una proposta, posso dire una cosa, di un'intelligenza estrema, non solo perché sarebbe stata, diciamo, dal punto di vista anche comunicativo, mediatico, sarebbe stata un'accoppiata quella tra Franco Landella e Ilaria Mari, vice sindaco, un'accoppiata di ferro. Era una proposta anche per premiare un aspetto che Franco Landella ha sempre sottolineato, ovvero il valore democratico di un candidato, quindi il consenso popolare, che è stato sempre uno dei punti forti e dei punti fermi di Franco, era ancora di più valorizzato. È stata fatta un'altra scelta dal nostro partito, noi la accettiamo con tranquillità e con serenità. Sì, ma perché sul perché di Antonio, cioè comunque c'è stato un corteggiamento fino alla fine, almeno questo è fatto di capire di Ilaria, no? Poi alla fine tutto si risolve per la luce e vino, poi dice, perché ti hai dato una motivazione, perché un corteggiamento lungo? Aggiungo una domanda. Perché evidentemente? Forse la faccio alla Mari. È vero, perché questo sono, si dice, che quando il sindaco le ha fatto la proposta, una parte della sua riserva mentale era determinata dal rapporto stretto, diciamo, che ha con Di Mauro, nel senso che si diceva che la Mari ha problemi ad accettare perché comunque Raffaele si pensava potesse entrare in giunta, c'è questo problema, perché a questo punto diventa personale la vostra risposta, e su questa forse vostra debolezza, tra virgolette lo dico, sentimentale, probabilmente i grandi volponi della politica hanno fatto il lavoro sotterraneo. Non solo, io ho un'altra cosa ancora di Antonella, così guardo una risposta unica, perché pare che alla corte del sindaco poi siano state fatte anche altre richieste, dice, cioè io entro a condizione che Raffaele qui mi mette in mezzo ai due tribunali. Allora, innanzitutto la cosa che si paventava, cioè il rapporto personale tra me e Raffaele, penso che ancora una volta sia un dubbio che il partito abbia voluto offrire all'intelligenza del sindaco, il quale nell'abbrivio del proprio discorso, nel momento in cui mi ha ricevuta la prima volta, mi ha invitata al comune la prima volta, mi ha detto proprio che Raffaele, non perché mio cognato, non per il rapporto che ci fosse, ma per le qualità che non Ilaria Mari o Franco Landella debbano descrivere a favore di Raffaele Di Mauro, meritava un posto all'interno del, non parlo né di governo né di sottogoverno, una considerazione politica, perché ripeto ancora una volta, non perché sia una persona a me vicina, perché parlano anche di parentela, fino a prova contraria oggi non si sono ancora sposati, quindi non è neanche parentela effettiva. Quindi voglio dire ancora una volta le scuse che ci costringerà sono trovate, a sposarci per mantenere il punto. Di Mauro stai sereno. Di Mauro stai sereno. Le scuse sono state molteplici. Quindi dicevo, nel momento in cui il sindaco mi ha rappresentato questa situazione, io ho rappresentato la nostra situazione al sindaco. Innanzitutto, come ben dicevate, io sono stata realmente corteggiata. Non potremmo utilizzare anche altri termini, ma in realtà sono stata corteggiata. Il mio è stato sempre un no secco, un no sincero, un no mantenuto non per alzare il prezzo come qualcuno ha sostenuto, ma è stato un no sincero, perché quello che gli innovatori vogliono fare è la politica, e se una persona vuole fare politica, voi sicuramente potete confermarmelo, deve essere in consiglio, non deve essere in giunta, ma deve essere soprattutto in consiglio. Il partito mi ha chiesto un gesto di affetto, un gesto d'amore nei confronti di ognuno di loro e nei confronti di coloro che sarebbero scattati laddove io fossi entrata in giunta.
Quindi sollecitata. Il sindaco la corteggiava. Il partito la spingeva per far entrare Cristantelli. Sostanzialmente sì. Che posso dire essere una persona che a mio avviso meritava di entrare, non avevo alcun astio nei confronti di Cristantelli, motivo per il quale, sollecitata da ambo le parti, io ho deciso di fare di entrare in giunta. Preciso che quando il sindaco mi ha convocata l'ultimo giorno e mi ha proposto di prendere una delega quale quella delle politiche giovanili, ha tenuto anche a precisare che oltre a quella delega avrebbe avuto piacere se fossi stata accanto a lui in qualità di vice sindaco. Ciò vuol dire quindi che il corteggiamento che è avvenuto in varie settimane, nonostante i miei no, è stato un corteggiamento che hanno basato sull'amore nei confronti del partito. Quando mi sono ritrovata, qualcuno ha definito il photo finish, quando mi sono trovata a dover firmare la delega e a trovare l'opposizione del partito per una questione di principio, come ha detto Raffaele, non ho di principio e politica, non ho compreso il motivo per il quale il partito ci tiene perché io vada in giunta, ma allo stesso tempo non accetta assolutamente, si oppone alla mia eventuale carica da vice sindaco. Con questo cosa voglio dire? Che per quanto abbiano voluto far passare il messaggio del rapporto personale tra me e Raffaele, delle eventuali ipotesi di voler alzare il prezzo, penso che siano tutte scuse per evitare che venga fuori la verità. I latini dicevano excusatio non petita, accusatio manifesta. Sono tutte giustificazioni che nessuno ha chiesto. Ieri mattina sono partiti con comunicati stampa senza che nessuno chiedesse le ragioni per il quale io avessi rinunciato. Forse questa cosa non sarebbe neanche uscita fuori con il vice sindaco della mia eventuale entrata in giunta. Poteva essere anche una trovata giornalistica. Perché si sono sentiti in dovere di giustificare il mio ingresso in giunta? Penso che per facta concludenza sia palese l'atteggiamento del partito nei confronti degli innovatori, nei confronti del partito. Non voglio però, mi approfitto, concentrare l'attenzione sugli innovatori, perché oggi se un altro eletto della mia lista avesse avuto il tempo di raggiungerci, sarebbe stato anche lui del mio parere, e parlo di Gino Fusco, che mi ha legittimata a parlare anche in nome e per conto suo. Gino Fusco prende le distanze dalla segreteria del partito del Nuovo Centrodestra territoriale, precisando che noi siamo e rimarremo Nuovo Centrodestra perché siamo stati eletti nel Nuovo Centrodestra ed è giusto che i nostri elettori abbiano dei rappresentanti del partito per i quali sono stati eletti. Siamo stati eletti nel Nuovo Centrodestra e noi dobbiamo rappresentare il Nuovo Centrodestra, anche perché ci sentiamo parte del Nuovo Centrodestra, non voglio essere ripetitiva, ma è necessario chiarire le cose. Gino Fusco è amareggiato, quanto me, per la mancanza di considerazione che è avvenuta all'interno del partito, perché le scelte sono state prese. Posso sapere quando gliel'ha detto tempisticamente? Ieri sera e stamattina mi ha confermato anche la possibilità che ci raggiungesse un suo, diciamo, traslegato, delegato o rappresentante. Non la insospettisce questo fatto? Perché la politica ha delle dinamiche molto particolari. Gino Fusco fino a ieri mattina era impredicato per il capogruppo. Ieri sera Gino Fusco non era più impredicato per il capogruppo, ma lo è Fiore. Non pensa che questa, come dire, probabilmente ha perso anche lui una poltrona e adesso si aggancia al carro più credibile. No. E lo dico per un motivo molto semplice, perché se dovessimo considerare la Vox Populi, prima che io entrassi eventualmente in giunta, mi era già stato detto out, o in giunta o capogruppo. Quindi voglio dire, ancora una volta ci ritroviamo con retroscena da dove non sono i consiglieri che decidono la eventuale organizzazione di partito, o comunque non parlo neanche di consiglieri, si è parlato tanto di Partito Democratico perché le nostre riunioni erano aperte non solo agli eletti ma anche ai non eletti, e ancora una volta ci ritroviamo a decisioni prese da qualcun altro che non, ma non dai diretti interessati.
perché ieri ho parlato con Gino, non mi ha rappresentato la situazione, era amareggiato perché non sapeva addirittura della mia decisione, non sapeva nemmeno che mi fossi recata al comune per firmare né la delega da assessore né da vice sindaco, quindi è semplicemente amareggiato perché si sente non parte di un partito per il quale ha lavorato tanto, ha militato tanto, ma che a quanto pare continua a percorrere una linea che è quella della direzione generale, ma non quella democratica. Veramente pensavate che con due, come dire, politici di lungo corso, quale Franco Di Giuseppe e De Leonardis, le avreste messi spalle al muro? Non avete notato che sono stati l'unica forza politica che ha lavorato sott'acqua, come facevano che hanno ottenuto di più? Oggi ci sono dichiarazioni di Agostinato anche contro la gestione delle deleghe tra il sindaco Franco Di Giuseppe. Cioè, veramente pensavate, vi accorgete adesso chi dirige l'NCD a Foggia? Però c'è una, però c'è un'appendice, lei viene corteggiata e poi viene lasciata come una sposa sull'altare. Però è così, cioè nel senso che vieni corteggiata e poi viene lasciata sull'altare come una sposa. Allora, quello che dice Antonella è sicuramente vero, ma perché questi ti corteggiano e poi ti lasciano sull'altare? Machiavelli direbbe il fine giustifica i mezzi. Qual è il fine? È stata solo un mezzo per raggiungere ancora una volta i loro obiettivi, laddove invece potevo... Cioè portare voti? No, parliamo dell'ingresso in giunta. Però con questo voglio precisare che sarebbe stato anche per me un piacere, nel senso che ho avuto modo di conoscere Antonio Cristiantielli e penso che aveva tutto il diritto di entrare in consiglio. Per questo quando mi è stato proposto ancora una volta di entrare in giunta, io ho accolto la proposta, proprio perché se il partito lo richiede e se una persona che potrebbe prendere il mio posto è una persona competente, se il partito me lo richiede, il soggetto che fa parte del partito certamente accoglie la proposta. Per quanto riguarda la domanda che mi è stata appena posta, io non parlo di spalle al muro, perché ancora una volta questi sono toni che lascio a qualcun altro o modus operandi che lascio a qualcun altro. Io penso che siamo nel 2014, la politica dei volponi è una politica che ormai, per quanto si continui a fare, stia perdendo un po' la possibilità di continuare ad essere. Penso che oggi questa loro posizione sia stato un boomerang per loro e non per me. Se qualcuno è stato messo con le spalle al muro, credo che si siano automessi con le spalle al muro. Non ho operato per distruggere loro, non ho operato per oppormi a loro, io avevo tutta la volontà di fare gruppo con loro. Noi tutti eravamo disposti a fare gruppo con loro anche per la eventuale vita futura del partito. Quindi questo comportamento escludente non è stato da che hanno paventato, non era certamente nella vita futura del partito, quindi non c'era un noi contro di loro. Da noi c'è sempre stata la voglia di stare tutti insieme, quindi la situazione che si è venuta a creare, di cui credo non certo noi siamo i responsabili, è una situazione che produrrà degli effetti, ognuno deve assumersi le responsabilità degli effetti. A proposito di questo, fuori, della cannibalizzazione un po' che è partito da parte dell'UDC, diciamo, senza forza di metafora, e delle partite future che si giocheranno, non temete che appunto questo processo di prevalenza all'interno di questa nuova formazione politica possa condizionare anche gli imminenti congressi che si terranno, immagino, sì. Comunque tu avevi la volontà. La volontà resta, perché altrimenti non faremmo politica, nel senso che vogliamo comunque, come gruppo, l'abbiamo fatto in termini elettorali, lo faremo anche in termini politici, essere incisivi all'interno del nostro partito con le nostre idee, e sono convinto anche che l'unità di questo partito, che è un partito nuovo,
e quindi ancora in formazione, l'unità non è assolutamente in pericolo. Saremo un gruppo compatto, lo saremo, ripeto, nel rispetto delle intelligenze reciproche, e lo saremo quanto prima, sia con gli amici dell'ex Unione di Capitanata, sia con i nostri amici dell'ex PDL. Riusciremo sicuramente a trovare un punto di incontro su tutte le decisioni e le visioni future del nostro partito. Per quanto riguarda, visto che non volevo fare un paio di precisazioni. Che uguale, si aggancia, visto che politicamente è un partito senza testa, sì, senza teste, la delegazione che andava a trattare col sindaco, chi l'ha decisa? Perché andavano De Leonardis e Di Giuseppe? Allora, questo è un altro problema, diciamo, grosso come una casa, perché i delegati alle trattative per quanto riguarda sia il programma che la scelta del candidato sindaco nel periodo preelettorale eravamo io e Biagio Di Muzio. Dopodiché è cambiato qualcosa, perché né io né più Biagio Di Muzio abbiamo partecipato a nessun tipo di trattativa. In alcuni casi, anche non essendo avvisati, in alcuni casi anche non avvisando, anzi nella maggior parte dei casi neanche i consiglieri comunali. Quindi questo è un altro problema che verrà posto, che è stato... Avete fatto passare tutte le cose, ecco perché vi ritrovate questo. No, il problema è che noi abbiamo esposto anche ai vertici nazionali la situazione che stava accadendo a Foggia, e i vertici nazionali ne hanno preso atto e nel prossimo futuro dovranno anche darci loro delle spiegazioni, cosa che, diciamo, hanno fatto solo parzialmente, solo sulle dinamiche, diciamo, politiche del partito e non su quelle delle trattative e della composizione della giunta. Sulla segreteria, quindi, resta la tua forza? Oggi magari più di ieri rispetto a quanto... Assolutamente sì, io ho detto che voglio assolutamente essere incisivo all'interno del mio partito, quindi adesso vediamo innanzitutto quando ci saranno i congressi, che tipo di congressi ci saranno, ma sicuramente come innovatori, come giovani del partito, chiamateci come volete, sicuramente noi saremo presenti nello scenario. Senti, scusami, siccome ormai con la gioventù, la rottamazione, insomma, ci stiamo facendo tutti un po' vecchi, non credi che per avere, diciamo, anche un peso più politico, più forte, serva a questo punto anche rivendicare un ruolo di gestione? Hai già pensato, immaginato a quale delega come consigliera vuoi? Insomma, diciamo, anche per costellare il peso politico con delle rappresentanze in città, insomma, perché poi questi voti alla fine mi sembra che noi siano stati... Naturalmente Ilaria bruciati, in questi, no, giorni sta guardando un po' quali sono le peculiarità, e quindi saranno le richieste che poi sarà il sindaco ad accordare o meno. Volevo precisare due cose, sia in merito a questa che in merito al rapporto, diciamo, di amicizia fraterna, lo dico io, in questo momento, parentale in un prossimo futuro, se ci costringeranno a sposarci. Ma Ilaria Mari non è stata scelta perché, a parte che la state conoscendo, quindi state vedendo che è una ragazza intelligente, sveglia, oppure insomma con attributi di rilevanti, ma è stata scelta da un intero... Sorella di Ilaria, stai sereno. Ma è stata scelta non da me, è stata scelta da un gruppo, perché non perché era, diciamo, la sorella di Maria Laura, ma perché tutto il gruppo che oggi qui è presente in una piccolissima rappresentanza, perché quello che io ho anche detto ai vertici nazionali del partito, che gli innovatori non sono Raffaele Di Mauro e Ilaria Mari. Raffaele Di Mauro è l'esponente politico, Ilaria Mari oggi è l'esponente istituzionale in consiglio comunale degli innovatori, ma gli innovatori sono più di 50 amici che hanno speso il loro tempo, il loro volto e le loro energie in una campagna elettorale, che lo hanno fatto credendoci veramente fino all'ultimo secondo. E quando parliamo di innovatori non parliamo solo di giovani, quindi di under 35, parliamo anche di persone di una certa età che però sono innovatori dentro. Questo fuori conferenza stampa, noi abbiamo qui il nonno di Ilaria Mari, che, diciamo, è stato praticamente uno degli artefici della più grande campagna elettorale, secondo me, messa in atto a Foggia per una ragazza di 26 anni. Allora, stiamo parlando comunque di un gruppo che ha scelto Ilaria per tanti motivi, non solamente perché era a me vicina. Ciò detto, l'altra domanda, che era per quanto riguarda eventuali, come diceva anche Giovanni, eventuali ruoli di sottogoverno o comunque pretese gestionali, come avete potuto notare, la scelta di Ilaria di non entrare in giunta è stata una scelta politica e non gestionale. Questo teniamo a sottolinearlo proprio perché è la nostra visione del fare politica. È naturale però che anche noi avremo, diciamo, voglia di incidere anche dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista gestionale in questa città. Quindi, qualora il sindaco ci ritenga degni
di un ruolo anche di questo tipo, noi sicuramente saremo pronti a prenderci le nostre responsabilità. Qualora questo però, nonostante il sindaco ci ritenga tali, non dovesse avvenire, lo considereremo una ripicca proprio per il rifiuto di Ilaria Mari. Sentite, però, una domanda mi va di farvela. Come considerate il fatto che Landella non accetti in posizione dal suo partito, Forza Italia, e invece accetti in posizione dal nuovo centrodestra, visto che lui aveva proposto a Ilaria di entrare in giunta con lui come vice sindaco e poi alla fine accetta il diktat di Di Giuseppe, quando non accetta nessun diktat da Tarquinio? Come considerate questa cosa? Ma io penso che questo atteggiamento, che è un atteggiamento comunque di responsabilità, lo ritengo un atteggiamento di responsabilità del sindaco, che ancora una volta ha fatto una scelta giusta, pur se, e ripeto, il sindaco ha difeso le sue posizioni sul discorso di Ilaria fino a quando naturalmente gli è stato possibile. Se ha dovuto, diciamo, cedere, oppure se il partito ha fatto una richiesta, e il sindaco in maniera responsabile nei confronti del nuovo centrodestra ha pure Tarquinio ha fatto le richieste, e lui non ha accettato quelle richieste. Però adesso io non so i termini in cui Landella e Tarquinio hanno parlato delle situazioni di Forza Italia, non li posso conoscere perché io sta riprendendo tutto. Lei era giovane, gli altri avevano un'età. No, a maggior ragione. Esatto, a maggior ragione avrebbe dovuto scegliere lei allora. Nel senso che comunque, ripeto, le dinamiche all'interno di Forza Italia io non le conosco e non le voglio neanche conoscere, non mi interessano perché non è un punto, diciamo, che mi riguarda. Invece mi interessano quelle del mio partito. Secondo me ha fatto bene Franco Landella, qualora il nuovo centrodestra, come ha fatto, ha richiesto la casella di vice sindaco per Ciccio D'Emilio, ad accordarla al nuovo centrodestra, perché questa era la linea politica del partito e questa era la linea politica da mantenere. Mari, non potreste sollecitare, cioè voi siete tutti consiglieri ancora in attesa di proclamazione. A me meraviglia che nessuno di voi, come dire, prenda un po' anche il toro delle corna a Palazzo di Giustizia e solleciti questa commissione a disbrigare una pratica che sta diventando, a quanto insomma, paradossale. Si vocifera che mancano ancora 10 sezioni, 7 sezioni, c'è un bilancio di previsione da approvare, c'è il consuntivo fermo in giunta, il 18 luglio il sindaco deve tornare alla Corte dei Conti e presenterà solo l'atto di giunta del consuntivo perché non può presentare il consuntivo rispetto alla manovra del salva enti. Insomma, voi rischiate di fare il consiglio comunale la mattina della processione della festa patronale con i fuochi promessi dal neo assessore alla cultura. Ci sarà pure Placido comunque. Su Placido ho qualche dubbio. Assessore, qualche dubbio. Vai. Sì, è una giustissima lamentela che abbiamo manifestato più volte anche noi eletti, che non possiamo neanche definirci tali, non essendoci stata ancora la programmazione. E nel momento in cui abbiamo richiesto il motivo di questa lungaggine operativa, ci hanno detto che c'erano stati dei problemi ed è stato necessario ricominciare il conteggio delle schede. Quindi di conseguenza, considerando che gli animi sono già troppo esasperati, penso che una sollecitazione potrebbe anche, per quanto essere positiva per l'attività di governo del Comune, dall'altra parte potrebbe essere vista anche come una volontà di presa di potere, e quindi più che rassegnare le difficoltà a chi può fare da intermediario, questo non penso che un semplice elettore non possa fare. Ma ci sarà un minimo di, come dire, di lotta per la questione del capogruppo, oppure lascerete correre anche in quella? Perché comunque la percezione è che si siano lasciate correre un po' di cose, sai, anche per il tutto libero, con altri toni, campagna elettorale, post campagna elettorale, vigilia di giunta, eccetera. La delegazione che doveva trattare non era quella, e vabbè, lasciamo andare. La calabrese, non so se avete fatto una contestazione dura. Vabbè, rispetto quantomeno al metodo, no? Che a voi era stato precluso e che poi loro invece si sono portati.
E ora il capogruppo se ne paventa un altro, la prima degli eletti rischia di fare la coda anche a questo. Quindi quali sono gli... Innanzitutto sì, ricordo, perché questo ci tengo a sottolinearlo, perché poi non sono questioni politiche, bensì personali, e i personalismi perché non devono mai... Nel senso che la scelta di Carla Calabrese in quanto... cioè, la persona Carla Calabrese non trova contestazione. Il metodo può essere contestato e lo abbiamo fatto. I consiglieri comunali non sono stati neanche avvisati, forse anche per una questione di tempi. Oggi, quando parliamo di capogruppo, io penso che nessuno abbia ancora ricevuto convocazione per la scelta del capogruppo, quindi qualsiasi nome oggi venga fatto sono semplicemente voci di corridoio. Nel momento in cui verranno convocati ne discuteranno tutti e cinque insieme, immagino. Voi sì, penso, almeno se si parla di Partito Democratico, ancora una volta penso che essendo in cinque dovremmo dire ognuno di noi cinque la nostra. Laddove la maggioranza dovesse optare per un altro soggetto, io in quel caso non lascerei correre, anche perché finora voglio precisare che non abbiamo lasciato correre. Purtroppo non si possono né si vogliono raccontare tante vicissitudini che non sono note all'esterno ma che dall'interno ci sono. Quindi non lascerò correre e sicuramente mi auguro, ma credo sarà così, i consiglieri verranno convocati e unanimemente decideranno quale sarà il nostro capogruppo. Da parte vostra è a rischio per caso l'elezione del Presidente del Consiglio o non siete fedelismo a quella linea, a quel patto con Luigi Miranda? No, non solo per una questione di età ma penso anche per una questione di capacità. Luigi Miranda è stato uno dei pochi giovani, ho sempre detto che Raffaele Di Mauro, Luigi Miranda, almeno per quanto riguarda il centrodestra, sono stati ragazzi che hanno fatto una vera politica fatta di preparazione e di passione, perché per fare politica non ci vuole solo la passione, è necessaria anche la preparazione. Penso che Luigi abbia entrambe le caratteristiche e di conseguenza credo che nessuno possa ricoprire quell'incarico meglio di Luigi. Ma anche perché viene da un accordo politico per il ballottaggio. Questa per me politicamente è la considerazione, poi dopo ripeto, sul personale tutte le qualità del mondo, però politicamente quello è un accordo per il ballottaggio, quindi non si può disattendere. Ripeto, gli accordi con Forza Italia non li conosciamo. Lì c'è stata una conferenza stampa davanti al Teatro Umberto Giordano, un accordo politico per il ballottaggio. Io ero a conoscenza del fatto che alla lista Luigi Miranda, e quindi Luigi Miranda in persona, sarebbe andata la Presidenza del Consiglio, quindi non ci sono alcun dubbio e penso che il gruppo rispetterà tranquillamente questa posizione. Grazie.